Io sono entrato nel 79 e la cosa che ricordo che è avvenuta subito dopo, eclatante, dico per Savona, è stata la chiusura della fonderia, che erano gli anni in cui a livello europeo si doveva in qualche modo diminuire la produzione di acciaio in tutte le nazioni europee, e l'Ilva, Italsider all'epoca, aveva messo Savona tra quelle da chiudere come sito siderurgico. Credo che lì sia stata la svolta della fine che poi ha fatto la fabbrica, perché non si è dato a quella produzione che era strategica, una fonderia strategica per un'azienda, non si è dato un'adeguata, diciamo così, tipologia di lavorazione importante in quell'azienda. Si era creata la ricarica, mi ricordo, però che era anche fatta bene, studiata bene, però diventava anche diseconomica. Le faccio un esempio: portavano i rulli da Taranto o da Bagnoli a Savona per essere ricaricati di prodotto e poi andavano riportati. Questo era sempre stato un pericolo che mi ricordo, che le preoccupazioni dei sindacalisti dell'epoca, degli operai, dicevano: no, ma se ne aprono uno a fianco a Bagnoli con quattro saldatrici, ha fatto la ricarica senza portare avanti e indietro. Comunque, insomma, per anni comunque è durata questa, diciamo, il tipo di lavorazione. La fabbrica di Savona, oltre che alla fonderia, aveva delle lavorazioni, io dico, altamente specializzate, che non trovavi magari in una siderurgia tarantina, piuttosto che a Bagnoli, piuttosto che in un'altra. A Savona c'era la fonderia, ma c'era anche dei reparti, appunto, la carpenteria, ai tempi l'AGR, che poi era l'aggiustaio, cioè dove c'era della gente veramente capace a fare delle cose diverse dal fondere. E quindi forse l'idea è venuta anche lì: portiamo a Savona, chiudiamo la fonderia, portiamo a Savona, che poi forse lo dicevo prima, la vocazione dell'Italsider di Savona era quella di manutenzione a tutti gli stabilimenti siderurgici d'Italia. Ovviamente per alcune cose, come si dice, era conveniente, per alcune altre no. Però d'altronde non è che si facessero orologi, non è che ogni fabbrica potesse mettersi a fianco una manutenzione tale che diventava veramente diseconomico. Così, a parte questa questione della ricarica, si poteva anche pensare che potesse funzionare, ecco. Abbiamo scoperto di essere in liquidazione dal giornale, mi ricordo dalla stampa, mi sembra. Quindi non si sapeva, eravamo finiti come fabbrica di Savona in un limbo dove si dovevano decidere cosa farne. Improvvisamente da giornale abbiamo scoperto che siamo stati messi in liquidazione. Perché non è che la privatizzazione sia avvenuta così, la privatizzazione è avvenuta dopo che Ilva ci ha messo in liquidazione. Mi ricordo se Ilva e Italsider, perché vabbè, c'è stato un po' di passaggio, o Nuova Italsider addirittura. E da lì poi veramente le cose sono diventate molto pericolose, perché finché sei sotto in qualche modo alle partecipazioni statali, hai un qualcheduno a cui rivolgerti. Il momento in cui tu passi in liquidazione, i tuoi referenti sono liquidatori. Mi ricordo, siccome io ero nel consiglio di fabbrica all'epoca, un incontro drammatico al Ministero delle Partecipazioni Statali, dove erano tempi che si bisticciava parecchio, nel senso che con toni anche forti, e a un certo punto una tavolata di gente, non so, 15-20 persone, perché tra i segretari regionali, provinciali, poi venivano giù i sindaci, venivano giù il sindaco, veniva giù, insomma, tutto quello che si poteva portare a livello di istituzione si portava giù. E mi ricordo che bisticciavamo appunto con referente del Ministero delle Partecipazioni Statali. A un certo punto un signore in fondo al tavolo sulla destra si alza e dice: avete finito di bisticciare, perché noi o decidiamo cosa fare, decidete cosa fare, o entro, non mi ricordo, prendo, noi consegniamo i libri in tribunale. Questo è stato un dramma, perché si era capito veramente che eravamo messi, cioè non avevamo altra strada che privatizzare. I dubbi c'erano tutti, difatti si è cercato poi in altri incontri, non mi ricordo se in quello lì o in altri incontri successivi, di trovare una formula dove si dicesse: vabbè, ma se le cose dovessero andare male, visto che noi continuiamo a dire che
non ci rassicura questa privatizzazione, e si era trovato una formuletta di dire, vabbè, se le cose dovessero andare male, ci rivediamo per sistemare. La filosofia era quella lì. Nel periodo dell'ultima crisi, il rapporto con la città, secondo me, anche da in qualche modo, non so se è fatto ad arte o, ma era diventato un po', ecco, voi non volete privatizzare perché state bene sotto l'ala delle partecipazioni statali. Era diventato un motivo costante, che io sentivo anche nei vari direttivi provinciali che si facevano a difesa della fabbrica. E mi resi conto che quando ne ho chiesto uno di tutte le fabbriche della provincia di Savona, appunto, il direttivo camerale della CGIL e della Camera del Lavoro, mi ricordo che quel giorno non c'eravamo in tanti. Non era solito, come si dice, affollato. E da lì capì che forse non eravamo riusciti a trasmettere, come si dice, saprei nemmeno come dire, la filosofia che non era quella lì che voleva stare sotto l'ala e basta, ma volevamo un qualcosa di più concreto e credibile. Ecco, il periodo delle bombe a Savona, pur non essendo in fabbrica, l'Italsider, ero in un'altra azienda che era la Ferrero di Vado Ligure, me lo ricordo benissimo che, anzi addirittura, quando è scoppiata quella della provincia, ero dal lato della Conca Verde, lato Savona, mi ricordo che la macchina sembrava quasi che partissero i vetri, cioè dalle vibrazioni che. È stata dura anche lì, perché inizialmente non si capiva cos'era sta affare, tutti potevi trovare esploso da un momento all'altro senza capire da che parte venisse. Non è stata messa una, sono state messe diverse. Non ricordo se in quel periodo, ma mi sembra di sì, addirittura si era minato un ponte del treno per andare sul santuario, il ponte dell'Acquabuona, se ricordo bene. E quindi la questione era pesante. La città ha risposto, io dico adeguatamente, formando appunto ronde notturne, diurne, in modo da controllare il territorio in modo capillare, via. E credo che questo abbia aiutato molto a mantenere la democrazia.